Mancano poche ore al voto, anche in Abruzzo ovviamente si andrà alle urne per le europee e in 98 comuni per il rinnovo dei sindaci e delle amministrazioni, tra le quali Pescara. Sono 1.152.301 nei 305 comuni abruzzesi gli elettori per le europee di domani, sabato e domenica. 590.377 sono donne, 561.924 uomini. Saranno eletti 76 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Del totale di 214 candidati della circoscrizione Italia meridionale, sono 14 quelli abruzzesi. Le sezioni nel complesso sono 1633. I seggi saranno aperti domani, sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23. Circa le amministrative, il comune più grande e popoloso è Pescara, seguono Montesilvano e Giulianova. Nel capoluogo adriatico sono quattro i candidati a sindaco, 14 le liste: Carlo Masci per il centrodestra, Carlo Costantini per il centrosinistra, Domenico Pettinari Coalizione Civica e Gianluca Fusilli Stati Uniti d'Europa. Previsto l'eventuale ballottaggio come per i centri al di sopra dei 15.000 abitanti. La scheda per le amministrative è di colore azzurro. Per le elezioni comunali è possibile il voto disgiunto. La seconda città più popolosa d'Abruzzo è Montesilvano. Qui gli sfidanti sono Ottavio De Martinis, sindaco uscente per il centrodestra, e Fabrizio D'Addazio, candidato del centrosinistra. Altro comune al di sopra dei 15.000 abitanti, Giulianova, dove la sfida è a 4. In Abruzzo il territorio provinciale che vedrà il maggior numero di comuni andare al voto per le amministrative è quella di Chieti, 50. Nella provincia dell'Aquila si voterà in 8 comuni, nel Pescara le elezioni si terranno in 17 comuni, 23 comuni della provincia di Teramo. Naturalmente per le elezioni europee saranno chiamati al voto tutti e 305 centri della regione e come tradizione vuole diretta su Rete 8 in sinergia con il centro. Domenica 9 giugno dalle 22.45 la nostra emittente trasmetterà uno speciale elezioni europee e comunali per commentare i primi exit poll diffusi alla chiusura delle urne e poi la diretta elettorale delle L'emittente ripartirà lunedì 10 alle 13.45 per seguire in tempo reale lo spoglio delle comunali con risultati e commenti dalle principali città interessate dal turno elettorale a partire da Pescara.